Allora, hanno risolto quel piccolissimo, odiosissimo, terrificante bug su Elden Ring, quindi torniamo alla nostra spada originale, la spada fighissima, lo spadone della Luna Nera più 9. Un giorno riusciremo a portarli a più 10, non so quando, ma arriverà quel giorno. Ho dato una sistemata all'equipe, l'ho proprio cambiato. Guardate che figata, è tutto nuovo, sia l'elmo che la pettorina che... No, forse i gambai sono gli stessi. Ti direi di fare varrebbe di sminchiare pure quella. C'hai ragione anche te, Danny. Vi direi però la prossima grazia perché non c'ho voglia di ribattere questi due cosi qua di nuovo. Non so se rispawnano, ma non ho nessuna intenzione di scoprirlo. Io credo che correrò alla grazia, onestamente. So chi sei. So chi sei, so chi eri, so chi eri. Ah! Oh! Ma ho dato un calcio! Avete visto? Che mascalzone! Andiamo a fare sta cosa. Questo qua. È come del dialogo. Ci siamo, ci siamo. Favore del Signore del Sangue. Impregna la stoffa del sangue di una vergine. Suona veramente male. Una qualsivoglia fanciulla. Allora, noi abbiamo trovato una ragazza. Non sappiamo più dove si è finita in realtà. Però vedo una ragazza che voleva diventare una vergine delle dita. Ok, siamo offline. E abbiamo trovato anche il corpo. Cioè, era una vergine delle dita, lei. Fatemi leggere l'oggetto prima. Tranquillo, bravissimo. Noble blood will be an immutable badge of honor once it settles. Mi taglierà il dito? Non so se voglio. Non voglio guardare. Non voglio guardare. Ve lo faccio vedere a voi. Non guardo, fa schifo. Che cos'è questo suono? Oh, good heavens. Ah, Clench your teeth che sta or something. scrivendo? Come stringi i denti? Ah. Ah. E che Marco? Ti schifo! Ti porterà ad avere udienza da Mog un giorno. Attestato di appartenenza ai gloriosi cavalieri della nuova dinastia Mogwin, che il Signore del Sangue intende inaugurare. Allora, vado un attimo qua. Vado un attimo qua. Magari mi dice... No, non lo uso lo stemma, ragazzi, non lo uso. Non lo uso. Magari mi dice, ah, tu stronzo. Tipo, vibra. Lo stemma lo devi usare per la quest, se non lo hai fatto... Ah, ok. Allora dopo lo faccio. No, pensavo di dover aspettare un momento, sapete, no? Tipo l'occhio della belva trema, ma aspettavo un messaggio, usa l'oggetto, tipo. Madonna che paura! Che cos'è? Oddio! È la signorina! Com'è arrivata qua? Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo. Non ci andrò, non ci vado. Non ci vado. Non ora. Lo sapevo. Ma che cazzo ci fai lì? Non lo so, Danny. Ho esplorato.
E sono arrivato qua. Non lo so. Io non credevo funzionasse. Cioè, scusate, se io leggo un giorno, ma non è ancora il momento. Come si chiama quell'incantesimo che ti fa un'area? No, non dite cose, ragazzi, che io forse non la so, sta cosa. No, non voglio leggere. Qualcuno gli risponde, io non so niente. Non fatemi spoiler perché bestemmio. Non è che ti serva un motivo per bestemmiare in realtà, ma ok. Credo che mi abbiano visto. Non ne sono sicuro però. Che male. Oh no. Cos'è? Sono le... Oh no. Adula vaffancula, cioè... Sono le Bonewheel. Viva la magia! Ok, va bene. Carmine, perché mi ascolti quando sono imbarazzante? Io ti ascolto sempre, Marco. Non è che sei sempre imbarazzante. Grazie. La troverò la mappa. Porco! Fanno malissimo. Mausoleo della dinastia di Mogwin. Sarà questa la mappa? Era più semplice del previsto. Ovviamente non ci andiamo, non ci entriamo qua dentro, ma... Wow. E finalmente è comparso il nome. Pezzi di... Grazie. Adesso... Che meraviglia! Ovviamente metteremo altri 10 livelli perché dobbiamo massimizzare il danno. È dorato l'oggetto. Ok, siamo di nuovo a Castel Sol. Continuiamo l'esplorazione al suo interno. È un armamento leggendario? È dorato? Io stavo godendomi però la bellezza del gioco. Tu bruto. Cioè io stavo godendomi l'armamento trovato, l'arma. E gente bruciata malissimo. Beh, non che... possa bruciare bene, ecco, quello sicuramente, però. Che porco! Ma vaffanculo! Mi sono cagato addosso! Ma non metaforicamente! Molto cavaliere, ma... Noi lo affronteremo davvero mago. Cioè da codardo infame lontanissimo. E però lui è fortissimo. E lui è un vero uccidimago. Cioè, ha una combo che... Che male. Non pensavo di... Non mi ho fatto schivare. Dopo il primo colpo non mi ho fatto schivare più. Mi ha bloccato. Che poi magari non c'è niente là dietro. Però non lo posso. Devo guardare. Non lo posso sapere. Veramente forte lui. Veramente forte. Ok, c'è un item. Va bene, va bene. Inutile più uno. Oh, che bello. Che bello. Notevolmente. 3 in più. Notevolmente IPA massimi. 3. Nihal. Abbiamo già affrontato uno del genere? Oddio, madonna! Meno male che sono rotto! Cos'è? Gwyn! Ma che figo! No, però i due cosi devono morire, cioè... Quindi quando gli muoiono quelli, lui si trasforma in signore... Madonna.
Ve lo giuro, vorrei fare questa fase melee. Ve lo giuro. Però mi sto pentendo di questa mia decisione. Ha degli attacchi bellissimi comunque. Scherzi a parte. È palesemente Queen comunque. Che però, cioè, ha l'arma fulmine che però mette a sideramento. O è il fio di Queen, cioè. Non è che è lento. Ha veramente comunque troppe. Ha poche finestre per colpirlo. Veramente. È un range pazzesco. Posso fargli un solo attacco. Allora ragazzi, quella magia lo distruggerei comunque. Lo disintegrerei a distanza. Però ce lo godiamo un pochino e poi al massimo lo disintegriamo. Cioè, è una bella boss fight. Obiettivamente è una bella boss fight. Credo che le armi lente come la mia siano leggermente svantaggiate. Perché puoi fare un hit e devi sloggiare. Però è figo. Proprio bello, bello, bello. Non mi aspettavo che si lanciasse così, giuro. Comunque che la lacrima possa lanciare la luna è tanta roba. Tanta roba. Bel dodge. L'ho predetto. È un po' confusionato da qua sta battaglia, perché fa davvero tantissime cose. Erano due colpi, infame, erano due colpi. Senza evocazioni sto gioco sarebbe molto più complesso. Molto, molto più complesso. Senza evocazioni. Non ho usato magie, cioè potete dire quello che volete, però l'ho giocata abbastanza serena. La boss fight. Molto Gwyn, ma meglio, perché Gwyn in Dark Souls 1 è tanto danno, ma anche tanto lento, perché il gioco è molto più legnoso. Dark Souls 1. Qui era un Gwyn drogatissimo. Dimmi. Lord Michella, chiedo perdono. Il sole non è stato inghiottito, le nostre preghiere non sono bastate. Vedi che un po' bastardello lo è lui. Il tuo compagno resta se... Il tuo compagno resta senza anima? Il tuo divino sacro albero. Beh, noi siamo venuti qua per questo. Per questo item. Tra l'altro, unisci i medaglioni per azionare il grande montacarichi di Rold. Cioè lo stesso montacarichi che abbiamo usato per venire qui.